Vabbè, abbracciami, almeno mi viene l'ispirazione, abbracciami. Se può servire. Se può servire. Mi vedi come una grande trota iridea, così. Un polipone. Manco mi avessero offerto 300.000 euro. Allora, proviamo a fare, come dire, un po' di chiarezza. Con la cifra che ti ha offerto la dottoressa, torni in Svezia più serena a finire gli studi. Non è che torno in Svezia più serena, vivo più serena un attimino. E magari provo anche ad avviare la mia attività. Però anche se poco, però... E questa è una cosa che possiamo per un attimo mettere da una parte. E accetti, ok, stiamo ipotizzando. Invece rifiuti e vai avanti, stiamo sempre ipotizzando. La partita non va benissimo. Questi 33.000 euro che in caso sfumano sono una vera tragedia oppure no? Se cominciamo a rispondere a qualche domanda ben precisa, possiamo avvicinarci poi alla risposta che darà la dottoressa. Se tu dici, Flavio, io a questa cifra non ci posso rinunciare, anche con grande dispiacere, ma devo accettare. Oppure, dici, ho tutta la vita davanti, sono giovanissima, sarò un'imprenditrice di successo, ho inventato lì, come dici tu, le applicazioni, lo start-up meraviglioso, posso consentirmi questo rischio, come hai detto tu prima, in una serata unica, ad affari tuoi a pesca ci si viene una volta sola. Questo poi alla fine a stringere il campo delle possibilità diventa sempre, si diventano le due facce della medaglia. Posso rinunciare all'offerta della dottoressa e quindi mi arrischio, me la rischio ancora? Cioè, oppure no, purtroppo, torno con i piedi per terra, devo valutare la mia vita che da domani è quella vera, affari tuoi finisce. E quindi alla fine per un giovane io posso dirti questo, non ti posso, mi piacerebbe poterti sussurrare o suggerire la cosa più giusta da fare, ti posso solo indicare in quale zona andare a riflettere. Perché io mi giro, mi guardi come un Labrador abbandonato, mi piace, cioè, mi fa piacere che tu, e io te posso pure adottare, ma sempre qua ci ritrovano abbarbicati che dobbiamo decidere. Io. Non credevo potessi dirlo, ma rifiuto l'offerta, grazie. Flavio, volevo sottolineare comunque l'eccezionalità degli ultimi 5 chiamate alla concorrente. 5 pacchi blu. 5. La probabilità che ci riuscisse è una su 2.000, come tirare una moneta e fare 11 volte testa consecutivamente. Ho capito. Quindi hai fatto 5 giocate, 5 pescate eccezionali. Adesso, mia coraggiosissima pescatrice, abbiamo usato la paura come motore, come benzina per andare e non come freno che paralizza. Dobbiamo uscire di nuovo a pesca per 3 volte. Abbiamo rifiutato 33.000 euro, non ci pensiamo più, andiamo a caccia. A pesca è meglio, 1 euro, il rosa volendo sacrificabile, al limite pure la X, quelle certezze rosse là, quelle trote rosse là, le lascerei chiuse. Uno Campania. Se possibile. Buonasera Alberta. Via, sì, mi raccomando. Ripartiamo da là, da Alberta, la Campania. Dai, 1 euro, ti prego. 20.000 euro, 20.000 euro. Concentrati Michela, non ti spaventare. Un altro tiro. Ancora un lancio con la canna, vai, con la mosca, vediamo cosa bocca.
10 Emilia Romagna. Buonasera ancora una volta, Carmelo. €250.000, ci si concentra molto spesso nel triangolo quello Friuli, Venezia Giulia, Trentino e Valle d'Aosta per quanto riguarda la Ziela, ma l'Emilia Romagna, concorrente affari tuoi, seguitevela nelle vostre personali, come dire, statistiche, perché è zona che spesso riserva brutte sorprese di questo genere. Adesso dobbiamo difenderci, ci sono i 50.000, c'è la X che riveste adesso un'importanza ancora più grande, 30.000, 10.000, 5.000 e un euro. 17 Friuli Venezia Giulia. Buonasera Adriano. Sì. 5.000 euro. Pescatrice d'acqua dolce, ha chiesto aiuto all'acquariologo, in parte te l'ha data la mano, 5.000 euro. E ci ritroviamo dalla dottoressa così con un euro, 10.000 euro, 30.000, la X e 50.000. Dica. Certo, lei si è fatta una spigola al sale, ha cucinato, l'ha tirata fuori dal forno, è tutto pronto, sì. La dottoressa torna a dirti che sempre per tre tiri si giocherà, se vorrai sfidarla poi in finale, oppure ci fermiamo qua con 16.000 euro. Diavolo di euro sta qua, e voglio io cercare. Euro, dove sei? Accetto, chi mi direbbe non accettare? Se credi che sia un disastro tornare a casa senza soldi, allora ti dico fermati e poi come va? Oppure dici io me la sento, me la rischio, chi se ne frega? Tre pacchi. Tre tiri. Sempre tre. Ecco, se uscite piano piano, lei se fa un riposi, se andate via piano. Michela si è assopita. Va bene, accetto, grazie. Li accettiamo? Sì. Allora, accettiamo 16.000 euro e facciamo un applauso a sta ragazza che se ne va in Svezia. Giusto, grazie, Fido Migliaccio. Mo? Ma io ho preso anche Paquito. È brava, hai vinto Paquito. Sono 5.000 più 16.000, abbiamo vinto 21.000 euro! Allora, adesso troviamo i 50.000 e facciamo festa. Mentre tu pensi un attimo, io saluto la nuova arrivata, non possiamo chiudere la serata senza salutare la dolcissima Pierangela. Buonasera. Buonasera. Pace bene, pace bene. Con l'orso, pace bene. Pierangela arriva. Sono da Paruzzaro. Paruzzaro, provincia di Novara, e il gioco per il Piemonte. Certo, quindi i soldi poi saranno devoluti al Piemonte, gioca per il Piemonte. Ben arrivato. Troviamo i 50.000, Michela, troviamo i 50.000 euro e facciamo festa. 20. 20, Carmen, la nostra meravigliosa puffetta di Bolzano. Oh, io della lagia. 10.000, vabbè, intanto abbiamo tolti. Allora, dove sono i 50.000? Ce li ha la nuova arrivata, la nostra dolcissima Pierangela, l'avvocato Pace. Due. Eccola lì. La nuova arrivata, ce l'ha lei, 50.000? Ce l'ha lei. Perfetto.
30.000, comunque 30.000 vanno bene. 11. Se li troviamo, l'11, quello che era il tuo pacco, vediamo se sono lì e facciamo festa e ci salutiamo e poi in bocca al lupo, buon viaggio in Svezia, un euro, no? Allora, prima di salutarci e di vedere come finisce la partita, anche se si è già interrotta. C'ho la X. Tu c'hai la X, di vedere come tecnicamente come è andata la partita. La partita è finita con la vittoria di Michela di 21.000 euro, 16.000 l'offerta della dottoressa più 5.000 di Paghito. La X la posso pescare? Sì. Sì. Giusto per sapere, certo, cosa avresti fatto. Però allora ti devi veramente concentrare, no, se stessimo giocando. Sì, però con un tempo più breve di scelta, ecco, perfetto. Va bene, ferma, aspetta, e che? Oh, pescatrice fai da te, buona. Arana pescatrice, calma. Prima capiamo dove sta la E, fammi vedere. Da qua la X. Tu dici? Con la tua castagna di mare? Che ci sta? Calma. Questa è la busta che hai scelto tu, hai pescato questa X, eh? Beh, mo mi devi far venire l'ansia. E mo te faccio aspetta io. Dai! Dai. 3 euro, dai. Massimo 3 euro, cioè. Che c'è? Vuoi prima la notizia bella o la brutta? Bella e brutta, da. Bella e brutta. Tutte e due. Bella e brutta? Questa è la X, e so 70 euro. E io c'ho 50. La brutta è quella? Sì. Che avevi pescato 50.000 euro. Eri stata fortunata anche qui a pesca. Però comunque non ce ne andiamo a mani vuote. Nel paniere torniamo con 21.000 trote. 16.000 trote e 5.000 euro di Paghito. Ciao! Va ora in